Ciao, eccoci qua di nuovo in apiario. Siamo ad aprile e in questo mese c'è un sacco di cose da fare. Tra le tante cose, una delle cose che gli apicoltori hanno, diciamo, più difficoltà è il controllo della sciamatura, perché è proprio una vera e propria arte il controllo della sciamatura. Ci sono diversi metodi per controllare la sciamatura, ci sono dei metodi che servono per inibirla, dei metodi che servono per ritardarla, oppure dei metodi che servono per farla proprio noi, la sciamatura, in modo tale che evitiamo di perdere lo sciame in natura. Questo metodo è chiamato sciamatura artificiale, è un metodo appunto non tanto per prevenirla, perché comunque la facciamo noi la sciamatura, però siamo noi a mimare quello che le api farebbero in natura, lo mimiamo noi nel nostro apiario. In questo modo evitiamo di perdere lo sciame ed inoltre possiamo moltiplicare e riprodurre le nostre famiglie. Uno dei benefici della sciamatura artificiale è proprio lo stesso della sciamatura naturale, cioè quello della pulizia delle malattie, in particolar modo della riduzione dell'infestazione della varroa. L'altro beneficio della sciamatura artificiale è quello di moltiplicare e riprodursi le nostre famiglie, per cui se facciamo a 5 alveari una sciamatura artificiale ci ritroviamo con 10 alveari a fine anno. Se sei interessato alla riproduzione delle tue famiglie con anche la tua genetica, ti consiglio il nostro corso online, che è un corso molto pratico sulla moltiplicazione degli alveari. Naturalmente verrà spiegata anche la sciamatura artificiale più in dettaglio, ma anche come si fanno nuclei, come si fanno pacchi d'ape e molto altro. Lo puoi trovare a solo 57 euro e ti lascio qua il link in descrizione. Il contro invece della sciamatura artificiale è quello della perdita o di una riduzione della produzione di miele. Come avviene proprio nella sciamatura naturale, che è poi il motivo per cui tendenzialmente quasi tutti gli apicoltori cercano di evitare che le proprie famiglie sciamino, è proprio quello che si va a ridurre la produzione di miele. Ma ora andiamo a vedere nei dettagli come si fa la sciamatura artificiale. La prima cosa da sapere è capire quando è il momento giusto per fare la sciamatura artificiale. Naturalmente il momento giusto è quando già le api iniziano a voler sciamare. Secondo me, per la nostra esperienza, il momento migliore in realtà è quando sono all'inizio del voler sciamare e anche la stagione sta andando bene, per cui so che vorranno sciamare, perché spesso magari fanno delle celle reali perché la stagione sta andando bene, cominciano a fare le prime celle reali con le uova, ma poi non va molto bene la stagione, per cui smettono. Quindi bisogna un attimo sempre capire qual è il momento giusto. Perché non farla quando già le celle reali che hanno sono pronte, diciamo, quindi quando già la famiglia sta per sciamare? Perché tendenzialmente è successo che quando l'abbiamo fatta in quel caso, nonostante abbiamo fatto la sciamatura artificiale, comunque la famiglia è sciamata uguale, perché purtroppo o per fortuna le api, quando vogliono fare una cosa, fanno come vogliono, non danno retta a noi che le gestiamo. Quindi ho già controllato questa famiglia, so che è una famiglia che ha già delle celle reali con l'uovo, quindi non ancora avanzate, ma una bella famiglia. Sarebbe pronta ad andare a melario. Guardate quanto miele abbiamo. Ora, la prima cosa da fare quando abbiamo deciso di fare la sciamatura artificiale è trovare la regina. Per cui, quando si cerca la regina in un alveare, si mettono tutti i telaini fuori, perpendicolari, a modalità di libro. In modo tale che se per caso arriviamo al decimo telaino e non la troviamo, poi è più facile da trovare fuori sui telaini. Ho trovato il telaino con la regina, è un telaino di covata, lo isolo un attimo così preparo l'altro alveare, quindi questo sarà la nostra arnia per lo sciame, quindi dove c'è la vecchia regina e la maggior parte delle api. Quindi prendiamo il telaino con la regina e lo metto un attimo qua, così siamo sicuri. Poi prendiamo un telaino di scorte, che era il primo, e lo mettiamo qua. Ancora meglio sarebbe non mettere la covata qua, perché questo ci aiuta a migliorare la pulizia dalle malattie. Per cui se noi veramente facciamo come poi dovrebbe essere, solo mettendo api, naturalmente sarebbe la cosa migliore. Per cui mettergli la covata, che cosa fa? Aiuta le api ad attivare il loro istinto di accudimento della covata, per cui ora tutte le api
che metto qui, come poi che fosse anche un pacco d'api. Le api sono delle vere mamme, per cui vogliono accudire la covata, per cui se hanno la covata l'accudiranno meglio. Per cui ora quello che noi andremo a fare è scrollare le api dentro. Potete lasciare i telaini di covata in questa maniera, con queste api, che è poi quello che succede quando sciamano. Cioè, la maggior parte delle api operaie se ne vanno con lo sciame. L'alveare da cui abbiamo tolto la regina e la maggior parte delle api, possiamo fare una cosa: o togliamo tutte le celle reali e gliela facciamo rifare, ma a quel punto dobbiamo andare, mi raccomando, a lasciare solo una cella reale tra 5 giorni, quindi tra 5 giorni ritorniamo e loro si saranno fatte, non lo so, 7, 10, 12, molto spesso dipende dalla famiglia, celle reali, e noi gliene lasciamo solo una. Perché se no potrebbero sciamare. Come sapete, l'ape ligustica, la nostra ape italiana, può sciamare fino a 3 volte. Quindi potrebbe partire la vergine e poi ripartire un'altra vergine. Si va dopo 5 giorni, perché dopo 5 giorni non c'è più poi le uova o la larva del quarto giorno per fare una cella reale. Perché le api si fanno la regina massimo da una larva del quarto giorno. Ok, a questo punto qui andiamo a inserire dei telaini. Di qua invece cosa succede? Andiamo ad inserire i fogli cerei. E cosa succede a questo alveare, nuovo alveare che abbiamo creato con la vecchia regina? La cosa migliore, uno dei metodi migliori che funziona sicuramente, è proprio andare a portare via l'alveare. Quindi lo andiamo a portare su un apiario a distanza di 3 km. Ora, si può anche lasciare qui attaccato, naturalmente, ma la cosa che consiglio di più è spostare la famiglia, perché naturalmente cosa succede? Le api ormai queste sono abituate a ritornare in questa famiglia, escono ad andare a prendere da mangiare e ritornano di qua. Quindi che succede? Che poi alla fine queste qua che abbiamo messo qui escono ma ritornano di qua. In più qua c'è anche molta più covata. Per cui una cosa che possiamo fare è spostare questa di mezzo metro nell'apiario e poi spostare anche questa, in modo tale che le api fanno un po'. Però non sempre funziona questo metodo, spesso ci ritroviamo più api da questa parte, ok? Perché c'è più covata e perché è dove l'arnia era originaria. Quindi il consiglio che sono sicura che funziona è se questa viene portata su un altro apiario. Però niente toglie, per chi magari ha solo un apiario, per determinate situazioni si possono creare, che uno non possa anche fare la sciamatura artificiale lasciando entrambe le famiglie nello stesso apiario. Io trovo che questo è uno dei metodi migliori per riprodurre le proprie famiglie, ma soprattutto per gestirle, perché è un metodo che comunque va a rispettare, per quanto con un minimo di gestione, la loro natura, la loro etologia, perché le api hanno bisogno di sciamare. Per qualsiasi cosa mi puoi scrivere qua sotto nei commenti e ti ricordo il corso sulla moltiplicazione degli alveari che puoi trovare qua sotto in descrizione. Ciao!